Iniziative come queste quanto sono importanti anche per diciamo, illustrare determinate nuove materie, codici appalti, insomma è una materia particolarmente importante anche per lo sviluppo del nostro territorio. È evidente che questa materia è fondamentale. Però preferisco rispondere alla prima parte della sua domanda, perché iniziative come queste sono importanti? Per due motivi. Uno, ovviamente, è la formazione in quanto tale. Le leggi cambiano spesso, bisogna tenersi aggiornati. La prefettura quindi cerca di offrire non soltanto ai segretari comunali e generali, ma anche ai funzionari pubblici interessati, un aggiornamento costante, mediante incontri, di cui questo probabilmente è il più prestigioso fra quelli tenuti finora, ma non certo né il primo né l'unico. E il secondo motivo per cui è importante la formazione è perché è bene che chi opera nel pubblico ogni tanto si incontri con l'occasione della formazione anche per parlare poi nei corridoi, durante l'intervallo, conoscersi, stabilire quei rapporti collaborativi, peraltro fondati su una comune formazione, che poi fanno funzionare le cose, perché le cose spesso non funzionano perché non ci si parla fra enti e fra organi. Spesso negli enti locali c'è una carenza di dirigenza e di personale, anche questo è un problema Questo è un purtroppo. problema enorme a cui la formazione non può da sola rispondere, può lenire il problema ma non lo risolve. È un problema che nasce da anni passati in cui da una parte per esigenze finanziarie non c'erano soldi, dall'altra parte però per una sbagliata impostazione culturale, cioè il pubblico è troppo, bisogna ridurlo, quando invece l'Italia ha Certo. meno pubblici dipendenti in relazione alla popolazione di qualsiasi paese europeo, è meno di gran lunga. Pensate all'Inghilterra che ha pochi abitanti più 66 milioni ma ha 6 milioni di dipendenti, noi non arriviamo a 3 milioni di dipendenti con 60 milioni di abitanti. Quindi c'è anche un problema culturale che negli anni scorsi ha pesato. E certo oggi molti comuni si trovano in serissime difficoltà. Rischiamo di non spendere soldi del PNRR preziosissimi per i nostri territori perché non c'è chi possa seguire i progetti. Grazie. Un incontro importante oggi con le autorità anche locali per illustrare questa nuova normativa. È importante perché per il paese, per il futuro del paese, di questa meravigliosa regione, gli appalti, i lavori sono un'opportunità fondamentale e questo codice è un'importante scommessa perché investe nella capacità delle amministrazioni di usare un potere discrezionale molto incrementato per raggiungere l'obiettivo e il risultato è il benessere economico e sociale della cittadinanza. Tra l'altro i limiti sono stati notevolmente aumentati, no? Ma questo non può creare qualche problema sulla gestione appunto degli appalti. Ma l'obiettivo principale del codice è evitare procedure troppo burocratiche, troppo complesse, renderle più semplici, più veloci, più tempestive. È una scommessa importante che le pubbliche amministrazioni sapranno cogliere nel modo migliore, sono fiducioso. I segretari comunali, quale impegno devono portare avanti? I segretari comunali sono naturalmente la frontiera principale perché l'attività amministrativa è essenzialmente l'attività comunale, le stazioni appaltanti sono essenzialmente i comuni. I segretari comunali hanno il compito di organizzazione, di direzione, quindi la figura del segretario sarà una figura centrale. Il vero motore degli appalti sarà certamente questa figura professionale. Il rischio purtroppo corruzione è sempre dietro l'angolo. Ma certamente sempre dietro l'angolo come l'infiltrazione mafiosa, come il malaffare, ma non credo che ci sia contrasto tra legalità ed efficienza, credo al contrario che l'efficienza sia uno strumento per garantire legalità. Anche l'Ordine degli Ingegneri presente qui per questa iniziativa che tratta sul nuovo codice degli appalti, cui voi diciamo avete dedicato parecchie sedute informative. Sì, oggi esprimiamo gratitudine a Sua Eccellenza il Prefetto Filippo Romano per aver voluto questo importantissimo evento condotto dal Presidente Magistrato e Consigliere di Stato Francesco Caringella, che è veramente uno degli autori più importanti sulla materia e con il quale si approfondiranno temi importantissimi del nuovo codice dei contratti. Le principali novità ovviamente riguardano proprio la gestione degli appalti, quindi è stato importantissimo coinvolgere i segretari comunali perché è da lì che la macchina comincia a funzionare, la macchina degli appalti comincia a funzionare.
E il Suo Eccellenza il Prefetto ha messo in evidenza come è stato ribaltato completamente il paradigma rispetto agli altri codici degli appalti pubblici. Prima, il precedente codice partiva dal presupposto che sia gli operatori economici che i cittadini potessero essere prevalentemente e potenzialmente dei delinquenti. Oggi vale esattamente il contrario, il principio della fiducia nei confronti degli operatori economici, il principio della fiducia e della meritocrazia dei funzionari e dei dirigenti pubblici. Questo garantirà sicuramente il fare, la realizzazione a breve termine di tantissime opere, cosa che in passato non succedeva perché si andava avanti con sentenze. Oggi invece si vuole dare fiducia a tutto il sistema perché il PNRR e la normativa europea ce lo ha imposto. Ricordiamo che il 1 aprile è entrato in vigore, doveva essere varato proprio in ottemperanza a una norma comunitaria. E questi temi, assieme a quello della digitalizzazione, sicuramente interessano non solo i segretari comunali, ma anche ovviamente i professionisti, gli ingegneri, che su questo tema si sono molto adoperati.